anni e anni fa avrei detto no, dove vado a fare la modella? Dove vado a fare l'attrice senza una mano? Invece no, adesso vado e devo dire che trovo anche le porte aperte. Per me comunque già arrivare in finale regionale mi dimostra che ho gareggiato al pari di chiunque, quindi sono stata considerata come tutte le altre ragazze. È una ragazza nata senza la mano e l'avambraccio sinistro e vive tra tanti impegni e passioni. Sono una persona con una mano che si deve adattare a un mondo per due mani, quindi in realtà non ho scelta, io sono nata così, non so cosa voglia dire avere due mani, per me la mia mano è questo moncone di braccio che ho e quindi sono abituata così, per me la protesi è un pezzo in più, è come se una persona comune con due mani aggiunge un terzo braccio, perché la devo portare per essere uguale agli altri? C'è questo bisogno innato che devo avere io di essere uguale agli altri? Ognuno di noi è così com'è, quindi va bene così. Posso dire di aver sconfitto tutti i miei demoni e quindi di vivere una vita serena, faccio tutto, faccio quello che voglio, canto, sfilo, suono anche il pianoforte con la protesi per quello che posso fare, però insomma lo faccio. Anna sogna di fare l'attrice e la cantante ed ha partecipato due volte a Miss Italia, arrivando alle finali regionali. Non ho avuto problemi, non ho avuto soprattutto un giudizio negativo, quel tanto timoroso giudizio negativo che ci si può aspettare, no? Per me comunque già arrivare in finale regionale mi dimostra che ho gareggiato al pari di chiunque, quindi sono stata considerata come tutte le altre ragazze e questa è stata una grande soddisfazione. Poi è chiaro, chi è più bella parte, chi è meno bella rimane a casa. Oltre a cantare, ballare e solcare le passerelle, Anna lavora in un negozio di articoli sportivi a Roma. La giovane ha imparato nel tempo ad accettarsi e oggi vuole aiutare chi ha una disabilità a fare lo stesso. Sono una motivational coach per quanto riguarda le famiglie e i genitori che hanno dei bambini come me. Ora nessuno nasce imparato, neanche un genitore, figuriamoci quando hai un bimbo con una patologia così. Cerco in qualche modo di far capire loro di non trasferire il loro trauma sul bambino, perché il bambino non lo vive, per lui è normale così. Anni e anni fa avrei detto no, dove vado a fare la modella? Dove vado a fare l'attrice senza una mano? Invece no. Adesso vado e devo dire che trovo anche le porte aperte. Io mi rendo conto di quanto i limiti che uno si pone sono solo propri. Finché mi ponevo io il problema, era evidente anche agli altri. Ad oggi molte persone neanche se ne accorgono quando parlano con me. Fanno, oh, tu non hai una mano, non me ne ero accorto.